Senti, faccio un passo indietro, torno a sabato scorso. Peccato per come è andata a finire, soprattutto il primo tempo eravate messi in difficoltà, insomma, che partita è stata e cosa vi ha dato, soprattutto nella partita, al di là di ovviamente della sconfitta. No, sicuramente è stata un'ottima partita dal punto di vista del gioco e comunque anche del carattere che abbiamo messo in campo. Abbiamo dimostrato che comunque abbiamo avuto un netto miglioramento anche sotto il livello della prestazione e anche delle occasioni. E niente, comunque quello è passato, ora pensiamo alla partita di domenica, che è una partita difficile. Che effetto ti fa trovare la Fiorentina? No, sicuramente è una bella emozione, però ora sono con l'Empoli e penso a far bene per questa società e comunque sarà una partita speciale e spero che i miei compagni possano regalare una gioia importante. Com'è la tua situazione attuale? Io qui sono tutto dell'Empoli, però la Fiorentina a giugno ha il diritto di ricompera, non so a che cifra, a monti preciso non me la ricordo. Ecco, ci hai mai pensato un giorno vestire i colori della Fiorentina in prima squadra? No, vabbè, sicuramente è una società nella quale sono cresciuto a livello giovanile, però devo comunque, ora sono con l'Empoli e il mio pensiero va all'Empoli, comunque mi ha dato l'opportunità di potermi esprimere nel massimo livello del campionato che è la Serie A e devo ringraziare comunque l'Empoli e ora appunto a far bene con l'Empoli. Senti, la tua stagione si può definire un crescendo, insomma, perché adesso stai trovando spazio con più continuità. Magari è mancato qualcosa, magari dovevi inserirti meglio negli schemi, se è mancato qualcosa secondo te? No, vabbè, magari mancato non lo so di preciso, comunque sicuramente non è facile per un giocatore che viene da 2 anni di Serie B ambientarsi subito col campionato di massimo livello e credo che comunque con il lavoro piano piano mi sono inserito nel gruppo e anche nei modi di giocare, che comunque giocavo in maniera diversa e ho capito i meccanismi della squadra e ora mi metto a disposizione di tutti i miei compagni e dell'allenatore. Ti senti, insomma, di te si è sempre detto, no, anche il mister è quasi più un quinto di centrocampo che un terzino, però insomma qui comunque gioca a 4. Ti senti cresciuto anche dal punto di vista difensivo, perché per esempio a Torino insomma davanti non avevi qualunque, è stata un'ottima prestazione, ti senti migliorato da quel punto di vista? No, sicuramente mi sento migliorato e vengo qui tutti i giorni al campo per migliorare, perché comunque non si smette mai di imparare, soprattutto dai miei compagni che hanno più esperienza e anche comunque dall'allenatore che mi mette a disposizione uno staff per continuare a crescere. Senti, ti volevo chiedere se già da questi primi giorni state già parlando del derby, se qualche tuo compagno te ne parla in maniera più diciamo decisa, visto che è particolarmente sentito, se c'è qualche atmosfera un po' diversa rispetto agli altri partiti. No, ti posso dire che comunque siamo tornati oggi, quindi ancora non ci eravamo visti. Comunque penso che sia una partita importante, come comunque sono state altre partite. Sicuramente il derby è una partita a sé, però noi cerchiamo di mettere la stessa cattiveria che abbiamo messo anche in altre partite e portare a casa un risultato che ci permette di portare a casa la salvezza. Ecco, appunto, portare a casa la salvezza per di più contro la Fiorentina nel derby sarebbe comunque per i tifosi, penso, una soddisfazione in più. Ti chiedo, con due ragazzi che conosci bene, Babacari e Bernardeschi, ecco, uno esordio in nazionale, l'altro sta trovando un po' di difficoltà, recentemente si è anche infortunato. Che ne pensi di questi due? No, sicuramente sono due ragazzi che sono cresciuti con me, comunque si vedeva già nelle giovanili che avevano talento. Penso che Babacar stia affrontando un piccolo periodo, comunque con tutti questi infortuni non gli permettano di esprimersi al meglio, comunque sappiamo tutti le potenzialità che ha e secondo me bisogna avere un po' di pazienza, perché comunque non è facile quando vieni da tanti infortuni poi trovare il ritmo partita e quando non giochi magari con continuità fai fatica. E invece Bernardeschi sono contento, perché comunque ha ottenuto quello che tutti i ragazzi comunque giovani come noi aspirano, ad arrivare in nazionale maggiore, e lui in un percorso di crescita sta ottenendo veramente dei risultati importanti in una Fiorentina che comunque gli sta permettendo di avere grosse soddisfazioni. Senti, non è un periodo facilissimo ora per voi dal punto di vista dei risultati, ma anche per la Fiorentina. Mi ricordo per esempio all'andata affrontaste da capolista, insomma Firenze c'era grande entusiasmo, ora invece è una situazione. Adesso invece c'è un po' più di come si dice, delusione, un po' di non
contestazione anche da parte di Fossi, voi che Fiorentina vi aspettate? No, vabbè, sicuramente magari non stiamo attraversando entrambe le squadre di un periodo positivo, però penso che comunque la Fiorentina ha dei giocatori con grandissime potenzialità e comunque che aspiravano a un grandissimo campionato, e comunque non ricordiamoci che fino a un paio di partite fa comunque erano lì in alto, quindi bisogna stare con massima attenzione su tutte le occasioni, comunque hanno giocatori che possono risolvere la partita da un momento all'altro. Ma quale pensi sia il motivo di questo calo della Fiorentina, che viene da tre pareggi consecutivi? Ci possono essere tante motivazioni, anche il periodo, perché anche noi veniamo da grosse prestazioni con un bel gioco, però purtroppo gli episodi ci vanno tutti a sfavore, magari perdiamo delle partite che nel girone d'andata magari vincevamo giocando anche peggio, quindi penso che sia solo il momento e si riprenderanno, e come spero ci riprendiamo noi domenica. Senti, spulciando su internet in questi giorni ho visto una cosa che ti riguarda, cioè che tu prima di giocare a calcio hai iniziato facendo danza classica. Sì, te lo racconti un po' questa cosa, insomma. Sì, no, è un aneddoto un po' della come è iniziata la mia carriera. Diciamo che quando ero piccolino non ero proprio appassionato per il calcio, mi appassionava comunque la musica, la danza, e poi da lì però ho smesso, perché comunque mio fratello e mio padre giocavano e ho iniziato a giocare a calcio, e da lì è partita la mia carriera, diciamo. Ma ti aiutava un po' la danza poi? Sì, diciamo magari nella coordinazione, però poi ero piccolo, quindi quelle sono cose a sé. Ti piacerebbe entrare al primo minuto con i piedi? No, sicuramente sarebbe una soddisfazione per dimostrare comunque che fino adesso mi sono sempre impegnato e comunque sono cresciuto tanto da quando sono arrivato qui, e comunque sarebbe una soddisfazione per far vedere comunque che sono un ragazzo che sono cresciuto tanto e posso starci a questi livelli. Chiedo, secondo te, qual è la qualità che apprezzi di più, che hai apprezzato durante questa stagione, di Marco Giampaolo, visto che fino a dicembre siete andati benissimo e adesso è un nome che piace anche a tante società, e in questo confronto da fuori che cosa ti piace di più dell'allenatore della Fiorentina Sosa? Beh, sicuramente di mister Giampaolo mi piace comunque il modo di creare il rapporto con i giocatori, che comunque si mette sempre a disposizione e ci spiega in ogni minimo dettaglio tutte le cose in cui migliorare e crescere ogni giorno. Mentre magari con Sosa io l'ho avuto in ritiro, diciamo, per poco tempo comunque, quindi sono riuscito sì a capire comunque che è una persona di grande carattere, che si fa rispettare, però sotto il livello magari calcistico non ho intrapreso tante lezioni. Comunque penso che sia anche lui un allenatore importante che possa aspirare a grossi livelli. C'è qualcuno che senti dei tuoi ex compagni della Fiorentina? Sì, sento ogni tanto Babacar, perché comunque abbiamo lo stesso procuratore, quindi sono in buoni rapporti. Ma poi solo per quello? Sì, solo per quello, non per altro.